Appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Franco Scoglio di Messina, da Francesco Costanzo. È la 14ª giornata del campionato di calcio di Serie D, girone in campo Messina contro il Troina, con la formazione biancoscudata chiamata a riscattare la cocente e inopinata sconfitta di Rende, con l'imperativo categorico di conquistare l'intera posta in palio per consolidare così la testa della classifica. Di contro ci sarà il Troina, rigenerato dalla cura Mascara, che dopo il netto successo interno nel turno IF settimanale contro il Paternò vuol proseguire la propria striscia di risultati positivi e naturalmente cercherà di uscire con un risultato importante dal terreno di gioco messinese. Formazioni, per dovere di ospitalità come sempre iniziamo dalla Troina, in campo con Aiolfi, Nania, Puleo, Guerci, Neri, Mbaye, Ciccone, Di Grazia, Ballistreri, Ficarotta e Aperi. In panchina troviamo Livolsi, Popolo, Palermo, Cenci, Santoro, Dembele, Giuffrida, Mascara e Diara. Allenatore Peppe Mascara. Messina in campo con Lai, Cascione, Giofre, Sabatino, Arcidiacono, Aliperta, Foggia, Addessi, Vacca, Boscovic, Cretella. In panchina troviamo Manno, Mazzone, Bollino, Bellopede, Saindù, Izzo, Manfellotti, Polichetti e Crisci. Allenatore Raffaele Novelli. Dirigerà l'incontro il signor Migliorini di Verona. Assistente numero 1 Pasqualetto, assistente numero 2 Almanza. Arriva il fischio arbitrale, pallone che passa sotto misura! Si trova la palla tra le mani a Aiolfi, naturalmente sta per essere afferrata da Ficarotta che subito manda il pallone in traversone, la sponda aerea scivola, Lai con la palla a fondo campo. Continua a giocare Boscovic, almeno l'impressione qui dalla mia postazione era quella. Occhio qui a Cascione che ruba palla all'avversario, il traversone ci diavolo, il gol del Messina al 16esimo, la sbocca il capitano Pietro Arcidiacono, traversone dalla destra di Bruno Cascione con la deviazione vincente di Biccio, Pietro Arcidiacono. Messina 1 Troina 0 al 16esimo. Arcidiacono, la sventagliata in profondità per lo scatto di Biccio Arcidiacono, abbastanza ispirato lui, il controllo è da gran classe, l'appoggio per Bacca, la finta ubriacante sulla persona, il traversare, il colpo di testa di Addessi al lato, ancora una fiammata offensiva del Messina chiamato da Addessi, quindi Cretella ancora dentro, interessante per Foggia, il controllo, Foggia in rigore, l'appoggio per Addessi, ancora Simone, il traversone altruista Ciro Foggia, palla del Messina con Arcidiacono, l'appoggio dietro su Vacca, quindi Aliperta. Messina che deve velocizzare l'azione offensiva sotto la pioggia torrenziale. Adesso Cascione, il traversone con un braccio, c'è calcio di rigore, c'è calcio di rigore, penalty per il Messina, abbastanza netto l'intervento con le braccia sul traversone e calcio di rigore per il Messina. Sul pallone Foggia, arriva il fischio arbitrale, calcio di rigore, va a Ciro Foggia, il tiro e la palla in rete, il gol del Messina, il raddoppio dell'Airone, Ciro Foggia, Messina 2 Troina 0 al 41esimo, su calcio di rigore la rete di Ciro Foggia, che hanno preparato la partita nel migliore dei modi. Arriva il duplice fischio arbitrale senza recupero al Franco Scoglio, squadre che celermente abbandonano il terreno di gioco sotto un acquazzone davvero devastante. Occhio al Messina, pericoloso Arcidiacono, l'apertura per Addessi al limite ai 20 metri, il tiro al giro, gran gol
Che gol di Simone Addessi col Messina, che segna il 3-0 grazie a una conclusione bellissima da Cineteca di Simone Addessi. Messina 3, Torino 0, il gol di Addessi al secondo minuto di questo secondo tempo, con la partita decisamente in discesa per la formazione biancoscudata. Si dipana sulla destra l'offensiva della formazione ennese con il tentativo di tiro dalla distanza con deviazione da parte di Lai in calcio d'angolo il tracciante di Guerci. Arriva il fischio arbitrale, la battuta con la deviazione aerea di Sabatino a volo, non era facile, non trova lo specchio della porta, palla al lato, impazzire se, dico, se intanto c'è questo lancio in profondità per Foggia che ruba palla agli avversari, ancora Foggia, finisce a terra, caricato alle spalle, c'è calcio di rigore per il Messina, tremendamente irregolare con ammonizione di Baie su Ciro Foggia, è ancora un calcio di rigore abbastanza netto per il Messina, ammonito Baie, doppio giallo, quindi Troina in 10 uomini. Arriva il fischio arbitrale, va a libertà, la conclusione e la palla in rete, il gol del Messina che porta a 4 le marcature, spiazzato agli Olfi, gran penalty di Domenica Liberta, Messina 4, Troina 0 al decimo del secondo tempo, a Liberta dagli 11 metri. È espulso il tecnico del Troina, Peppe Mascara, che lascia mestamente il terreno di gioco, e Peppe Mascara che ancora non le manda a dire. Popolo, la sventagliata in area di rigore, Ballistieri in qualche maniera controlla la sfera e colpisce la traversa. Quindi palla recuperata dal Messina con Mauro Bollino al limite, Mauro l'ingresso in... e c'è il gol, il 5-0 di Mauro Bollino, pallone sotto la traversa, la piazza a dovere, Mauro Bollino riceve palla, si incune la di rigore, è fredda ai Olsi, 5-0 per il Messina alla mezz'ora, pocherissimo della formazione bianco-scudata, Messina 5, Troina 0. Al quale naturalmente adesso chiuderò il discorso perché c'è il Messina in avanti. Bollino, il traversone, l'anticipo proprio su Vacca, quindi a Liberta, il tracciante si oppone agli Olfi e poi sul tapin vincente di Vacca si alza la bandierina inesorabile, l'assistente, 4 partite non disputate, bravo Saindù a dare là l'offensiva del Messina, Bollino cerca palla a Manfellotti, Sasà, il gol di Sasà, Manfellotti 6-0 e sono contento per il gol di Manfellotti, 6-0 con dedica speciale sotto la maglia, tra poco diventerà padre, non so quando ci vorrà, e adesso è abbastanza incommiabile, è evidente il gesto di Sasà Manfellotti, 39esimo, Messina 6 Troina 0, il buon Sasà, la propria arma in più, qui bravo Clemente Crisci a rubare palla, a fare tutto da solo, gli soffia via la sfera Vacca che cerca il gol in maniera incessante, in maniera imperiosa, e come avevo anticipato non c'è recupero, è game over al Franco Scoglio in Messina, batte il Troina per 6-0, ogni commento diciamo è abbastanza superfluo, e il finale è questo da Franco Scoglio di Messina con la formazione bianco-scudata che è nettamente sul cassa di gol, gli ennesi del Troina.